riprenderei da quello che ha detto Davide, facendo il caso di questa compagnia dell'energia che sembrava... La compagnia nazionale brasiliana. Esatto, e in realtà quello è risultato. Allora, la prima cosa che un risparmiatore deve fare è niente scommesse. Questo è il primo concetto. Abbiamo ascoltato Davide e ci ha fatto una panoramica. Davide è uno che ci prende normalmente e non è a caso che è diventato un nostro fornitore, no? Perché dice, ma se noi ascoltassimo un altro gestore ci direbbe magari qualche cosa di diverso rispetto a Davide. Che so, il Giappone anziché il 30, il 20, l'America anziché il 10, il 20, i settori e così via. E siccome stiamo parlando di futuro, è veramente difficile prenderci sempre e in tutto. Questo è il consenso. Allora, cosa deve fare un risparmiatore? Il risparmiatore intanto deve vedere che tipo di bisogno ha e che asse temporale ha. Se il risparmiatore ha anche 100.000 euro, ma deve comprare la casa perché sposa la figlia, è inutile che guardi il tutto. Metti i soldi in banca, li tiene là a tasso zero o a qualche cosa e non fa niente altro. Mentre se è denaro che mette via per il futuro, allora cambia totalmente l'ottica. Allora in questo caso qua, l'unica alternativa è cercare rendimenti laddove si possono trovare. Per esempio, nel settore obbligazionario abbiamo sentito l'idea molto buona di Davide. Ci sono le obbligazioni corporate, per esempio, che rendono, quindi con una buona diversificazione si riesce a ottenere qualche cosa. Ma io insisto, investire nell'economia reale. Perché? Io non so se i mercati sono arrivati al massimo adesso o se ci arriveranno fra un anno e due. Io so che certamente prima o poi ci sarà una correzione. Allora, se io ho un investimento a lungo termine e incasso dei buoni dividendi, per cui il fatto che oscilli, intanto il reddito mi arriva. Che cosa significa? Significa che si crea una situazione di maggiore convenienza a investire, quindi una situazione della quale approfittare investendo, non preoccupandosi. Quindi io non mi prenderei preoccupazione se oggi i mercati sono arrivati, anche perché i confronti col passato contano poco oggi, perché il capitale di rischio ha un premio di rischio che è confrontato con reddito fisso. Allora, se il reddito fisso dà il 5, il premio di rischio sopra deve rendere il 10, ma se il reddito fisso dà 0 o è addirittura negativo, è chiaro che lo spazio per il mercato azionario è molto più ampio che nel passato, cioè la redditività conveniente è diversa, è anche più bassa. Allora io non suggerisco di fare scommesse, suggerisco di comportarsi in una maniera molto molto equilibrata. Poi, nelle performance, tu hai citato il 3, 4, 5, in realtà sono state anche molto superiori, anche perché, per esempio, se valutiamo l'investimento negli Stati Uniti, non conta solo quello che fa il mercato, conta quello che fa il dollaro. E in questo ultimo periodo, grazie ai quantitative easing, gli investimenti in America hanno reso tantissimo. Certo è che se noi vediamo l'operazione di quantitative easing, che non ha avuto solo l'effetto di abbassare i tassi, ma l'effetto fortissimo è abbassare il valore delle monete. Quando l'ha fatto l'America, il dollaro è andato giù e questo ha aiutato l'industria americana. Quando l'ha fatto il Giappone, lo yen è crollato e ha aiutato l'industria giapponese. Adesso finalmente lo facciamo noi, l'euro si è svalutato, questo aiuta molto l'industria europea. E se si guardano anche i grafici, si vede una forte differenza facendo base 100, che sono nel 2009, su quello che, dove sono arrivate le aziende americane come quotazione e dove sono arrivate quelle europee. Per cui guardando i grafici dice, beh, è meglio pesare forse di più l'Europa rispetto agli Stati Uniti, come sta facendo Davide, perché questo dicono i numeri. Ma questo dal punto di vista del gestore, dal punto di vista del risparmiatore, non devi seguire tutte queste cose, cosa faccio oggi, cosa faccio domani, perché sa cosa succede? I gestori ottengono risultati, poi quali sono i risultati del risparmiatore? Nettamente inferiori. Che investe in quei fondi? C'è un'azienda basata a Boston che si chiama Dalba, che calcola le performance dei clienti americani che investono nei fondi americani ogni anno.
Qual è il risultato? Fatto 100 il risultato dei fondi, la media dei clienti è 50. Come mai è 50 se i fondi hanno reso 100? Ma perché quando salgono, allora guarda che rendono, comprano. Quando scendono, prendono paura, vendono e distruggono il lavoro delle persone come Davide Serra. Allora il compito nostro è diverso da quello di Davide Serra. Il compito nostro è evitare che il risparmiatore distrugga il lavoro di Davide Serra con comportamenti che sono spinti da emotività, da paura, piuttosto che da euforia. E per fare questo occorre prima di tutto dirgli non muoverti troppo, perché è come se fossi sulle sabbie mobili, scendi, finisci per fare le cose sbagliate sulla spinta del momento. Fai un investimento molto equilibrato, con denaro di lungo termine, diversifichiamo i gestori, quindi accanto a Davide Serra ne mettiamo altri, con strategie diverse, e per cui è un equilibrio che puoi guardare nel futuro con assoluta tranquillità. Porti a casa i dividendi, che sono buoni. Ho visto prima uno stand di un'azienda dove diceva calcola la cedola prevista, legge 4% dei dividendi o delle cedole, 4%, che anche oggi con i tassi di oggi sono straordinari. Allora, se ne mettono tanti di quella roba là e poi quando c'è il calo approfittiamo.